Io non so da dove cominciare con questa missione. È difficile, e non è per niente facile, e è tradotta anche male. Un'ennesima traduzione fatta male su Yokai Watch 3. Io posso capire che tu magari, tradotto letteralmente, il nome di uno yokai diventa Brodo di Manzo. Ma se è scritto verde, ti vuoi un attimo informare come si chiama lo yokai? Sarà un nome di uno yokai? Però, dopo, con qualche guida giapponese, sono riuscito a risolvere l'arcano mistero. Inoltre, c'è un bug di programmazione, e non so se è solo nella mia copia digitale o se è in tutte le copie, e quindi vi consiglio, insomma, di stare attenti quando seguirete questa guida. E alcune parti l'ho registrate mentre c'ero io, altre l'ho registrate senza la facecam perché era notte tardi, era mezzanotte, avevo sonno, non avevo voglia di stare qui al microfono a registrare cose varie. Quindi alcune parti saranno con me, altre insomma registrate dopo. E questa missione è delirante e non riesco a capire come è stato possibile concepire una cosa del genere in un gioco per bambini, sostanzialmente, che poi ci sia la parte competitiva, che questa volta è più strategica, ma è una missione inconcepibile, secondo me, per un bambino che si approccia a Yokai Watch, specialmente se è il suo primo Yokai Watch. La missione degli spettrali è una delle più difficili, secondo me, di tutto quanto Yokai Watch 3. E le altre anche non è che fossero tanto più semplici, però questa le batte tutte. Ad ogni modo, io cercherò di rendere il video più esplicativo possibile, anche mettendo riferimenti oltre a quello che dico. Insomma, è un video molto elaborato, quindi ho voluto appunto un attimo ritardare l'uscita e pubblicarlo oggi, piuttosto che fare un video frettoloso e pubblicarlo ieri. Sarebbe venuta una schifezza, quindi io vi lascio il video e seguitelo con attenzione perché non è stato per niente facile registrarlo. Ci ho messo 10 ore e non è neanche completo. Lo sto completando in questo momento, quindi godetevelo. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink91 in questo nuovo episodio di Yokai Watch 3. Ed oggi si va a fare la missione degli spettrali che si trovano qui al negozio di Sukiyaki. Eccolo qui, abbiamo comunque sia Confundor, lui che non mi ricordo mai come si chiama, Nihilo, Kattivik, Pestifero, Dekadama che è diventata Karadama. Benvenuto al mio bel ristorante rifugio Sukiyaki. Grazie, torno presto, sì. E poi la mia preferita che è Scortella. Perché lei è la mia preferita? Invece il nome. Tutto qui. O forse perché è la prima che ho reclutato su Psicospettri. Ad ogni modo, parlando con Nihilo, si attiva la missione. Sono gli Yokai Spettrali, che ci fate qui? Oh, sei tu, ne è passato di tempo. Stiamo escogitando un piano per dissuadere la gente dal mangiare sushi e tempura. Che bisogno c'è di andarci piano? Siamo il veleno. Lei subito parte col veleno. Non sarebbe giusto. Perciò provo. Se a me grande lo scoprisse, Karadama si ritroverebbe in guai seri. Non mi piace tutta questa segretezza. Distruggiamoli e basta. Andiamo fino in fondo. Questi tizi sono davvero incredibili. Ti dispiacerebbe spiegarmi cosa sta succedendo? Karadama gestisce un ristorante di sukiyaki e noi siamo i suoi dipendenti. Cosa? Questo posto è di Karadama? Lunga storia. Comunque, ora siamo noi a gestire questo ristorante. Quindi lei è la proprietaria. Ma non è molto popolare, la concorrenza ci sta rubando tutti i clienti. Capisco, da qui l'idea di avvelenare e distruggere tutti. Per risolvere i vostri problemi. No, 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 non potete fare una cosa del genere. Ma gli yokai sono già morti, come possono essere avvelenati? Cosa dovremmo fare? Ci deve essere una soluzione pacifica, che ne dice Andrea? Dovremmo offrirgli il nostro aiuto? La vecchietta dei Sukiyaki. Ormai riabilitati, Karadama e gli spettrali d'Elite ora gestiscono un negozio di Sukiyaki, ma c'è un problema. Accettiamo. Ok, rendiamo il ristorante più popolare. Non vedo come sia possibile, in modo onesto, Squid, quello è un topo. Beh, è un ristorante. Perché non vi concentrate sulla qualità? Che banalità, non ci avrei pensato.
Potremmo preparare il sukiyaki perfetto. Il sukiyaki perfetto? Per puro caso abbiamo scoperto la ricetta del sukiyaki perfetto. Ma se avete trovato questa ricetta, perché diamine stavate pensando di... Per preparare il sukiyaki perfetto ci servono 5 ingredienti perfetti. E pensavamo fosse più semplice sterminare i nostri nemici. Oh, cielo. Ci penso io a trovare tutto il necessario. Grazie. Allora, prima cosa ci serve della carne. Per la precisione, un filetto ambiguo quasi distrutto. Scaruto. C'è uno yokai la cui gemma dell'essenza dovrebbe preparare un brodo delizioso. Un uccello leggendario depone l'uovo fantastico perfetto per i sukiyaki. Per il fungo favoloso, molto carnoso e gustoso, prova a chiedere a un intenditore. Infine del tofu preparato con fagioli dorati, davvero delizioso. È tutto. Ok, lasciate che mi occupi degli ingredienti. Coraggio, Andrea, andiamo a cercarli. Non ho la minima idea di cosa diavolo stessero parlando. Ecco, qui assistiamo al primo errore. Il nome dello yokai italiano è Stuf, mentre il nome dello yokai in giapponese è Gyujiru. La parola Gyujiru scomposta diventa succo di carne e ossa, ovvero il brodo. Però, tu non puoi dirmi brodo migliore del mondo. Come faccio a capire che è Gyujiru lo yokai che cerchi? Infatti in giapponese c'è scritto l'essenza dello yokai Gyujiru, quindi si capisce, è quello yokai, insomma. Potrei trovarli in qualche grossa fattoria ai fagioli. Tu, filetto ambiguo, somiglia molto alla carne di zombie. Forza! Sì, la carne quasi scaduta è in effetti più buona. E più morbida anche. L'uovo fantastico, un uovo gigantesco deposto da una creatura rarissima. Il drago, intende? Portami un fungo favoloso, li coltiva una donna bizzarra. Penso che sia la stessa che comunque sia ci dà l'erba per il chocobo. Dato che non ho idea di dove trovare questi fagioli magici per il momento, vado un attimo a recuperare la carne. La carne che è simile a quella di zombie, quindi praticamente sarà la carne che ci danno qua. Magari ce la dà il super manager. In teoria credo che ce la dia lui, no? In effetti super manager mi ha chiesto se volevo comprare gli zombie panzu. Praticamente i pantaloni degli zombie. Pantaloncini zombificati. Magari se li compro poi mi dà qualcosa oltre a questi. Ok, con questi dovrei passare in mezzo agli zombie. Non è che per caso è il filetto un po' ambiguo? Allora funziona. Oh, tu sei il cliente che ha comprato i pantaloncini zombificati. Filetto ambiguo. Sei venuto nel posto giusto. L'abbiamo ordinato sotto banco. Solo un secondo. Sotto banco. Non va mica bene sta cosa, eh? Ecco, che ne pensi, abbastanza ambiguo? Adesso sai come è fatto il filetto ambiguo. Oh cielo, cos'è successo a questa carne? Il colore è orribile. Carne di manzo invecchiata in limite della scadenza. Ma non è un po' rischioso mangiarla? Potrebbe avere un aspetto inquietante, ma è sorprendentemente deliziosa. Buono sapersi. Ma quanto costa? Al momento potete acquistarla per soli 100. Oh cielo, che affarone, la compriamo, Andrea? Non ho altri soldi! Devo andare a vendere qualcosa? Caro mio super manager, ora è sicuro che ho i soldi per comprare la carne. Filetto ambiguo. Beh, sembra più marcio che vicino alla scadenza. Ottima scelta. Fantastico, abbiamo il filetto ambiguo, portiamolo subito a Nihilo. No, ora invece però non so dove devo andare, questo è il punto. Fatemi pensare. Dunque, facciamo una cosa. Da priorità alla missione che ho attivato, se mai è questa la signora. Perché qui c'è il segnalino, ma ci sono venuto già un'altra volta qui dietro e c'era lei perché avevo attivato la missione del Chocobo. Non avevo attivato... Come dire, la... Come si chiama? Non avevo la missione del Chocobo attivata con la navigazione, ma semplicemente... antiche arti, ottimo. Semplicemente la missione era attiva. E quindi me la segnava. Mo' provo a vedere. Magari non è lei poi alla fine. Bene, bene, cosa ti porta qui? Mi servirebbe dell'erba Ghisha, non so come si legge, ragazzi, mi dispiace. La coltivo proprio qui. Prendine quanta ne vuoi, ne hai in abbondanza. Ah, sembra una rosa.
Come, sul serio? Grazie mille! Tieni, prendi anche questo. Caraga, pensavo... Oh, molto gentile da parte sua. E anche questo. Mi ci ha fatto credere per un attimo, ma non ci ho più creduto poi. Guarda quante cose mi ha dato. Sì, grato per la tua generosità. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo, ora torniamo a Do Chocobo. Sì! Andiamo! Bene, per la carne parliamo con Nihilo. Perfetto, dammelo. E va bene. Filetto ambiguo. Che poi la cosa che la carne più è vicina alla scadenza più è buona, è vera. Non è una cosa... è una cosa vera. Addirittura in alcune macellerie hanno il frigo fatto apposta per far rovinare la carne. Però è un processo appunto che serve a renderla più morbida e più buona, quindi... se la trovate, compratela. Non ricordo il nome tecnico. Ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi esce. Eppure ho fatto il macellaio. Ho lavorato come macellaio e non mi ricordo il termine. Un termine che usavamo ogni giorno praticamente. Metterò una scritta qui sotto da qualche parte. E questo non mi convince molto il colore. Ma pare proprio il filetto ambiguo indicato nella ricetta. Beh, questo significa che sono in debito. Vuoi la mia medaglia? No, guarda. Nihilo. Ok. Calmino. E uno è preso. Wow, certamente, grazie Nihilo. Con questa carne il piatto sarà così delizioso da togliere il fiato. Evviva, ora non mi resta che tagliarla in piccoli pezzetti. Boh, non lo so, ho bisogno di acqua di preciso. Era ovvio, ma perché di notte? In realtà va bene anche di giorno. Sapete che c'è? Tanto che ci sono, finisco la missione di Chocobo. Così vediamo, così mi dà la ricompensa, salgo un po' di punti. Che mi servono i punti, sto allenando la squadra per affrontare uno yokai che già ho iniziato ad affrontare, ma poi ho perso miseramente al secondo turno. Chocobo, ti abbiamo portato l'erba Ghisal. Ecco qui, gna. Tieni, mangia, gna. E consegnato erba Ghisal. Fantastico, sembra molto felice. Fantastic, credo che è delicious. Gna, che c'è ora, gna? Sembra che voglia giocare con te. Giocare? A cosa? Dice che a Chocobo piace correre. E sembra che siano piuttosto veloci. Non penso di poter competere in una gara di corsa. Allora perché non usi la tua bici, Andrea? Oh, giusto. E ci può fare la corsa in bici. Dice che non vedo l'ora di fargli sapere quando sei pronto. Ok, corriamo allora. Dio, qua è un po' una chiavica. Boh, cerchiamo di vincere. Ok, andiamo. Ma è tanto veloce Chocobo? Che c'è? Ah, vuole correre con Jibanyan. Chocobo, Nyan? Oh mio... ma dai! Cosa? Che intendi per Chocobo, Nyan? Che bella sensazione, Nya, è come se fossimo tutt'uno. Ok, Andrea, iniziamo la corsa, Nya. La fantasia è galoppante. Che giro è? Ma dai. Ma che è? Non sto capendo niente, ragazzi. Oddio. Ma quanti giri è? È terzo. Ma Chocobo, Chocobo è impossibile da battere. Ed eccolo che vince.
Una corsa quasi perfetta. Certo che corre il Chocobo, accidenti! Niente-stico! Ok. È stato divertente, prendi la nostra medaglia. Chocobognan! Meno male, almeno qualcosa di interessante lo prendiamo. Ottimo. Come mai una medaglia? Grazie al potere dei cristalli, gna? Ma no, guarda Chocobognan, lo stai solo cavalcando. Wow. Perfetto, dunque, c'ho una missione, Chocobo? Sarà mica Chocobo? L'uccello leggendario che depone l'uovo fantastico? Sarà lui? È certo che è lui! Dice che ti darà un uovo, gna. Uovo fantastico. Great. Gure tu da sé. Ce l'abbiamo fatta! Con molta probabilità quello è l'uovo fantastico, ma sicuramente. Ok, intanto consegniamo a lui i fagioli dorati. Eccoteli qua, caro. Questi sono i fagioli dorati? Come brillano, sono così carini. Grazie, devo ammettere che mi piacciono le cose carine. E Cattivic. Cattivic. Ok, Cattivic. Buono, anche lui in squadra. Ah, sono rari? No, insomma, me l'ho detto semplicemente spettrali. È per me, grazie Cattivic. Vorrei custodire questi bei fagioli come il mio tesoro personale. Ma sono per Karadama, devo frullarli per preparare il tofu. Poi... Wow, mi ha portato un uovo fantastico? Certo. A sto punto. Sì, è proprio lui, è l'uovo fantastico, perfetto, straordinario. Per ringraziarti del tuo aiuto, ecco, tieni. E Scortella? Scortella. Perché scortese è la, quindi lei. Ma che soprannome, fermati. Wow, grazie Scortella, sì. È un piacere. Ma c'è un problema. Non sono capace di aprire le uova perché è toccato proprio a me. Non è che ci voglia la scienza, eh. Oh, fungo, ho capito! Fungo favoloso li coltiva una donna bizzarra! Nella foresta! Che genio che sono. In base a quello che gli do dovrebbe far cascare qualcos'altro dall'albero. Sento il mio corpo bruciare di energia! Cos'è cascato? La noce cupò. Questa servirà anche qui per la missione. C'è una missione qui. Sono buffe, io dico di prenderle, ottimo. La noce cupò serve ad attivare la missione di Mogurunyan. O Mogurunyan, Mogurunyan, non so come si chiama in questo gioco. Penso si chiami Moglinyan normalmente. A sto punto devo trovare la signora che coltiva sti funghi bizzarri. Ma la trovo? Si trova qui in questa foresta? Attraversare. Ecco. Io per questo non volevo attraversare. Ecco, Mogurunyan. Avete sentito? Sì, ho sentito e come. Ma da dove proveniva? Eh? Che cos'è, uno yokai? Chiamami Mogurunyan. Anche lui da Final Fantasy. Mogurunyan? Ehi, ha un gatto yokai come me, gna? Cupa? Che stai facendo? Hai un buon odore, per caso è una noce cupa? Una noce cupa? A pensarci, sì. La vuoi? Bene. Che delizia, Cupa! Io amo le noci, Cupa, Cupa, grazie mille, Cupa! Sì. Di nulla! Come ti chiami? Io sono Andrea, questo è Chocobognan e... Io sono l'impeccabile valletto yokai Whisper. Whisper, dici? Ok. E cosa? Allora, Andrea, ho un incarico per te. Di che si tratta? Voglio che mi tu trovare i miei amici. Ho davvero bisogno del tuo aiuto, per favore! È necessario trovarli ora, no? Quindi, devo... Se riesco a trovare la vecchietta, perché qua non c'è. Oh, effettivamente potrei andare di là io. Oh, attenzione! Roccia vicino al nascondiglio.
Mappa del tesoro. Ottimo. Ora, l'altro passo da fare è convertire in essenza lo yokai Stuff. Eccolo qui. Si evolve dallo yokai Moringa, che si trova o sugli idranti quando giri per Arachidia, oppure nel magazzino numero 2. Sulla wikia dice che si evolve a partire dal livello 29. A me si è evoluto al 30 in battaglia. Ho provato diverse Moringa a far evolvere a 29, tutte quante con le sfere, ma niente. Poi sono andato su un sito giapponese a leggere che si evolveva al 32. Dico, vabbè, a chi do retta, proviamo al 32. L'ho preso, l'ho portato in battaglia perché avevo finito le sfere, sale al 30 e mi si evolve. Boh, non lo so, non so cosa, qual è il problema con questo yokai. Eccolo qua, Stuff, convertiamolo. E essenza Stuff. Questa è l'essenza che serve a Confundor per appunto dare più sapore allo stufato. Ora, l'ultima cosa da fare è trovare appunto la signora che coltiva i funghi. Se vi ricordate, praticamente quasi a inizio gioco, quando andiamo ad affrontare nel bosco il nostro amichetto che si chiama Mr. Kie, nella foresta incontriamo una signora. La signora ci ha dato dei funghi bizzarri. Oh, e mo la cosa bella, sapete qual è? Che è proprio lei che ci dà quel fungo particolare che ci serve per darlo a Pestifero. Una volta che siamo a Scintilla con Luna, ma penso si possa fare anche con il personaggio maschile in questo caso, non ne sono proprio sicuro, comunque sia, questo punto yokai evochiamo il Luguro, che si può trovare, per quello che ne so su UK Watch 3 si trova solo alla Torre Magnifax, in mezzo agli alberi, nella parte di sotto però, di rango C, quindi probabilmente c'è solo lui di rango C. Ok, il Luguro a cosa serve? Serve a far diventare Scintilla la scintilla onirica, quella che ha sognato Luna quando abbiamo affrontato appunto il primo boss. Il Regno delle Illusioni, ecco. Perfetto, a cosa serve andare al Regno delle Illusioni? Serve proprio a prendere l'ultimo ingrediente che a me manca. E dunque bisogna... Ah, ci sono anche i nemici che però oramai sono talmente deboli che non serve manco affrontarli. A questo punto andiamo all'Emporio e parliamo con i funghetti, credo. O addirittura lui. No? Forse è un funghetto che ci serve a parlare. Fa vedere. No? E là. Eccolo, eccolo. Ho sentito delle voci su un fungo portato in un'altra fungo dimensione. Non ne sapevi niente, fungo accidenti. Devi fungare attenzione. Noi funghi siamo tutti diversi, in forma e in dimensione. Quindi esistono funghi onesti come me, ma anche funghi malvagi. Fancy Dead numero 10. E ora, che si fa? Vediamo un po'. Ecco, forse ci siamo. Dunque, mi sono dovuto far aiutare ancora una volta dal sito giapponese perché non ci sto capendo nulla. La missione di prendere appunto Fancy Letter numero 10 è un'altra missione ancora per completarla. È un disastro. Ah, che fame. Potremmo mangiare una pizza a formaggio o una pizza a stella. Ti piace davvero la pizza, eh? A chi non piace, Nathan? È un ottimo spuntino. L'altro giorno ho mangiato una pizza con tantissimi funghi. Deliziosa. Ah, giusto. A proposito di funghi, devo chiederti una cosa. Hai mai sentito parlare del fungo leggendario? Sì! Voi non avete idea, sono le 9:40 di notte. È da stamattina. Stamattina ho giocato e non ho combinato nulla. Mi ci sono rimesso alle 4 e fino ad ora sono stato in giro a cercare indizi su come completare questa missione. Poi dopo uno dice che fare lo youtuber non è un lavoro. È una rottura di coglioni fare lo youtuber, ok? E questa parte non la censuro, va bene? E poi non sono neanche uno youtuber, non ci guadagno nulla. È un fungo che tutti chiamano fungo leggendario. È un fungo incredibilmente raro. E se lo hai con te succedono cose speciali. Cose speciali? Che intendi per cose speciali? Ah, non lo so.
Prova a chiedere a Madame Champignon. Lei sa tutto sui funghi. Madame Champignon. Esatto, se ne va in giro portando un tronco con sopra un fungo. Una persona eccentrica. Parlare di queste cose mi ha fatto venire fame. Ci sono. Prenderò una pizza a formaggio e una pizza a stella. Tesoro, io dopo una pizza sono pieno. Tu come fai a mangiarne due? Se n'è andata. Chissà cos'è questa questione del fungo leggendario. Andiamo a cercare Madame Champignon? Dovrebbe saperne di più. Potrebbe volerci un po'. Arachidi è piuttosto grande. In effetti potrebbe essere ovunque. Teniamo gli occhi aperti. Allora, apparirà davanti alla casa degli Stati Uniti? Davanti alla casa... Non è che intendeva il municipio. Eccola. Davanti al municipio. Ma salve, che piacere conoscerti. Salve, piacere di conoscerla. Lei è Madame. Ti fermo subito, so già tutto. Hai sentito il richiamo del fungo sul mio tronco, vero? Signora, lei nasconde qualcosa per caso? Non proprio. Che vuoi? Che guardi tu, vecchia? Cammina. Le vecchie sempre lì a guardare e intromettersi negli affari tuoi. Stai lì a parlare con i tuoi amici e si intromettono, ma chi ti ha chiesto niente? Mi era detto il mio fungo, buon fungo non mente. Lei parla con i funghi? Ma certo, altrimenti non sarei conosciuta come Madame Champignon. Quindi è lei. Lascia che stacchi questo fungo per te, sarà il segno della nostra amicizia. Fungo bizzarro. Grazie. Non è un peccato staccarlo dal tronco, l'ha fatto crescere fino a questo punto. Sei preoccupato per questo pargolo? Hai il cuore tenero come un porcino. Pargolo? Il tronco? Non preoccuparti, questo pargolo produrrà altri funghi. Guarda che carino. Abbiamo parlato troppo a lungo, devo andare. Allora quella era Madame Champignon. Ma non ho capito cosa è successo. Non saprei. Che questo sia... Impossibile, ti stai illudendo. Se fosse davvero il fungo leggendario non ce l'avrebbe dato con tanta leggerezza. Ah, giusto. Ma non ho mai visto un fungo del genere. E quello di sicuro non era un tronco qualunque. Avrei tante di quelle domande da farle. Chissà se la rivedremo ancora. Già. Per incontrare più velocemente la zia, bisogna fare avanti e indietro dal municipio fino a che non compare. E ancora. E ancora. E rieccola! Eccola qua, dobbiamo incontrarla altre tre volte oltre questa. Come stai? E come sta il fungo? Direi che sta bene per essere un fungo. Oh, il mio fungo sta bene. Per mille tartufi, sembra che questo fungo voglia diventare tuo amico. Lo raccolgo io per te, prenditene cura. La ringrazio. Di nuovo. Questo... lo mangio? Non puoi mangiarlo, o accadranno cose orribili. Va bene. Quello non è commestibile, è un fungo guida. Se mai ci rivedremo. No, non adesso, ne parleremo la prossima volta. Spero di rivederti, il mio fungo non vede l'ora. Questa donna mi fa paura. In giapponese si chiama zia fungo, non madame fungo. Non è commestibile perché è un fungo guida. Quindi questo fungo? Scordatene, è un fungo qualunque. Ah. L'importante, Andrea, è non mangiarlo. Beh, non ha un aspetto per niente invitante. È un fungo allucinogeno. Lo sento. Il mio fungo e il tuo si attraggono l'un l'altro. Certo. È raro incontrare un portatore di funghi del tuo calibro. Va bene. Con te riusciremo a organizzare la festa. Quale festa? Di che festa parla? Con calma, bisogna organizzarsi. È una festa speciale, non posso parlarne all'esterno. Prima che me ne vada, prendi questo fungo. Finché il tuo cuore sarà dolce come un porcino, ci rivedremo. Ecco, se la incontriamo un'altra volta, si attiva l'evento. Una festa speciale? Che sia una di quelle cose speciali che accadono con funghi speciali? Quindi questo è il fungo leggendario? Un fungo che guida verso una misteriosa festa? Sembra abbastanza speciale. È ancora troppo presto per fare certe affermazioni. Anche se credo di aver letto qualcosa al riguardo su Fancy.net. Oh,
Che c'è, Whisper? C'è un articolo della rivista in cui si parla proprio di un fungo leggendario. Nei pressi dei funghi leggendari si può avvistare una donna che tira dei funghi. Che sia... Parla di quella signora dei funghi, ne sono certo. Pare che sia così, ma non c'è modo di esserne sicuri. Proviamo a chiederglielo la prossima volta. Va bene. Bene, dobbiamo incontrarla un'ultima volta. Eccola qua. Per caso questo è il fungo leggendario? Vedo che il fungo guida ti ha spiegato tutto. Che fungo portentoso. In realtà era scritto su Fancy.net. Ne sono certa. Con te riusciremo a organizzarla. Oggi è il giorno. La festa. È tempo di organizzare la festa. Quindi, cos'è questa festa per la precisione? Giusto, urgono spiegazioni, ma sarebbe più facile mostrartelo. Ti aspetterò nel fitto di Bosco Tetra, vieni a cercarmi. È importante, prendi questo fungo come promemoria della tua promessa. Ma non ha promesso nulla? Non puoi tirarti indietro, il fungo te lo chiede. Resterò in attesa. A questo punto si può andare nel fitto di Bosco Tetra. Eccoci qua. Sapevo che saresti venuto. Ed ora sei formalmente invitato. Andiamo al Parco dei Funghi, dove si terrà la festa. Parco dei Funghi? In Italia più tardi dobbiamo raggiungere il Parco dei Funghi. Sono sicura che conosci la strada. Io andrò avanti. A presto. Non conosco la strada. Anche se a quanto pare ci dico di andare qui. Quindi andiamo. Wow, che posto è questo? Ci sono funghi ovunque. Non mi aspettavo di trovare un posto del genere nella foresta. È un posto davvero originale. Andiamo a parlare con la vecchietta. Giusto, andiamo. Guardi, io vorrei solo un fungo particolare per la ricetta. Ma perché devo fare tutto quanto questo? Benvenuto al Parco dei Funghi. Così questo è il Parco dei Funghi. Un luogo di funghi, per funghi, con funghi. Il paradiso funghestre. Qui si svolgerà la Fungo Fest, una festa fungaliziosa. Quindi questa festa è dedicata interamente ai funghi? Che bella festa, sembra divertente. Chi parteciperà? Nessuno? Nessuno? Ma che festa è se non c'è nessuno? Nessuno? A meno che tu non li inviti. Io? Esatto, tu, ecco gli inviti. Niente da fare, non mi ascolta proprio. Dagli a chiunque voglia partecipare alla festa. Come faccio a sapere chi vuole partecipare alla festa e chi no? Segui il fungo bizzarro, saranno attirati dal suo aroma. Mentre hai con te il fungo bizzarro, prova a parlare con varie persone. Alcune saranno attratte dal suo aroma, altri invece saranno attratti solo se hai tanti funghi con te. Non devono essere necessariamente umani, devono solo sentire l'aroma. Se ne saranno attratti, potrai dargli il biglietto per la Fungo Fest. Va bene, ho capito. Torna quando avrai consegnato tutti gli inviti, così potremo dare via alla Fungo Fest. Va bene, farò del mio meglio per trovare quei dei partecipanti. Oh, che fortuna averti incontrato, prendi questo. Yay. Che il fungo sia con te. Se non vi bastano i funghi, fate avanti e indietro sul municipio fino a che non compare appunto lei che vi dà il fungo bizzarro. Ce ne vogliono 40 in totale. Quindi vi consiglio di prepararvi per benino fino a che appunto non avete 40 funghi. Ovviamente lei compare col tempo bello, di giorno o di notte non importa, basta che il tempo è sereno e ovviamente ci vuole anche un piccolo pizzico di fortuna con la RNG per far sì che compaia. Certo, è un po' una RNG molto semplice, però lei compare comunque. Bene, adesso vedremo tutti gli NPC con cui parlare. Il primo è KJ, che troviamo a Club KJ. Giravolte! Che ci fai con un fungo così sballoso, io? Vuoi dire questo fungo bizzarro? Giravolte, quel fungo è una fonte di potenza ritmica, io. Davvero? Io, amico, ma che fungo sballoso, ritmato, potente, mega giravoltoso! Oh cielo, ho ricominciato a sputare rime. Io posso avere uno di quei funghi, voglio mostrarlo ai miei amici. Ok. Le rime non le sputo, amico, le scolpisco. KJ crea arte ad ogni giro del suo disco. Andrea, ho un'idea. A KJ potrebbe interessare un biglietto per la Fungo Fest, potremmo dargliene uno. Sì, hai ragione, e potrebbe addirittura esibirsi, che ne pensi? Ecco, diamo anche a lui un biglietto. Capisco. Chi lo sapeva che a KJ piacessero i funghi? La vita è davvero piena di sorprese. Già. Biglietto Fungo Fest. Il problema è che devo consegnare questi funghi a più persone.
Poi anche a Sergente Quadro, che però comunque sia ha la missione anche lui da farci fare. Non so se devo fare per forza la missione sua prima e poi dopo può accettare, e poi può accettare fungo. Al lavoro come va? Se non sbaglio hai trovato un fungo di grande valore, non è vero? Vuol dire fungo bizzarro? Mangiare i funghi rende fortissimi, io li mangio tutto il tempo. Ecco perché sono in piena salute e non mi raffreddo mai. Voglio provare uno di quei funghi bizzarri, me ne porteresti uno? Ok. Ti sono grato soldato. Un attimo, cosa succede? Al lavoro, questo è il fungo più energizzante al mondo. Non ci credo, il fungo di cui non avrò conoscenza. La fungo mania non ha mai fine. Io ti porti Andrea, ho appena avuto una brillante idea. A Sergente Quadro potrebbe interessare un biglietto per la foresta. Sì, sì, lo vuole, lo vuole. A Fungo Fest. Ecco, lei è un'altra a cui dare fungo. Quel fungo in tuo possesso è davvero adorabile. Fungo adorabile? Forse sta parlando di questo fungo bizzarro. Questo fungo è adorabile? Ma cosa dice? Ben più che adorabile. Sarebbe il fungo di diamanti della mia collezione di funghi. Per favore, posso averne due? Ok. Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine. Questo fungo riceverà tutte le mie attenzioni e il mio affetto imperituro. Forse dovrebbe darsi una calmata. Oserei dire che abbiamo cambiato la vita di qualcuno. Ah, Andrea, mi è venuta un'idea. Sì, diamo anche a lei un biglietto per la Fungo Fest. Ecco, questa è un'altra ragazza. Si trova, partendo dalla banca a sinistra, c'è una stradina che entra, poi vi faccio vedere anche la minimappa. Stava parlando del fungo bizzarro? Vuole usare quel fungo per fare una zuppa. In realtà non è commestibile, ci vogliono tre funghi bizzarri per sta tipa. Pensa un po'. Anche a lei diamo il biglietto per la Fungo Fest. Perfetto. Ora guardate bene la minimappa. Questa è la banca. Qui è dove è la ragazza. Andando al molo c'è questo marinaio e dobbiamo dare anche a lui tre funghi bizzarri. Questo è il lupo di mare e mangia quello che vuole. Vabbè, se ti piacciono i funghi mangiali pure. Però questi fanno male, quindi decidi tu della tua vita. L'ha mangiato. Mi viene da piangere. Ti prometto che verrò a farti visita alla fattoria mamma. Non sto, oh mio Dio, che succede? Vabbè, diamo anche a lui un biglietto. È una coppia di anziani che si trova sopra al tetto del negozio di tempura. Questo qui sta male, cerchiamo di fare una cosa piuttosto veloce, amico mio. Che io non ho tutta quanta la notte qua per te. No, non va bene. Dunque, dove sono? Dove sono? Dove sono? Eccoli qua. Anziano? No, non anziani. Non anziani, qua c'è scritto. Eccolo qua. Quel fungo che hai con te è parecchio raro. Forse sta parlando del fungo bizzarro. Tempo fa mi chiamavano prof fungo. Ero un'autorità in fatto di funghi. Ma non avevo mai visto né sentito parlare di una simile rarità. Me ne daresti tre? Certo. Certo. Molto interessante. A me non sembra che ti stia ascoltando. Infatti no. Bene, diamo anche a lui un biglietto per la Fungo Fest. Poi andiamo in mezzo ai maiali. Oh yes. Parliamo con questo maiale. Oink oink. Ehi, che maiale carino. Era un po' più grande degli altri. Forse la mamma. Che cosa vuole da me? È possibile? Non ti sembra che sia interessato al fungo bizzarro? Davvero? Giusto. Ho sentito dire che a volte ci sono i maiali per trovare i funghi in montagna. I tartufi. Ma se li mangiano? Diventano pazzi. Dopo gli prende la fame chimica se mangiano i tartufi. Sembra felicissimo, credo che ci andrà. Alla Fungo Fest va ovviamente. Andiamo quindi a Dukesville, dove c'è questa signora, sì. E vuole anche lei funghi bizzarri, ne vuole tre. E pensa che i funghi abbiano la faccia, alcuni sono imbranciati, altri no. Bene, tre funghi anche a lei. Al caffè Aureliete, la cameriera, gioia! È un piacere rivederti, gentile cliente. Aspetta un attimo, ma quello non è fungo leggendario?
Immagino stia parlando del fungo bizzarro. Ho le spore in fibrillazione, voglio quel fungo. E ne vuole uno, credo. Un fungo, perfetto, lei ne vuole solo uno. Che c'è? Diamo anche a lei un biglietto per la Fungo Fest. Ci va in uniforme, tanto sta 18 ore al giorno in uniforme, che saranno 6 ore in più. Ci dormirà anche. Poi c'è una ragazza qui a Col di Brezza, vicino al laghetto Zucca. Oh, tutto bene, scusa, direi un piccolo favore da chiederti. Cosa ti serve? Quel fungo, ti dispiacerebbe darmene un po'? Il fungo bizzarro? Esatto, potrebbe sembrarti strano, ma vado fuori di spora per i funghi. Mamma mia, che gente, che è sta gente? Strani forte, Ok, questa non so se ve la ricordate, però a sorso di gelo, praticamente vi faccio vedere come si fa, è bloccata dal rango C, da Varcologio rango C, qui. Ci sono i ristoranti, proprio dietro ai ristoranti, voi entrate, sbloccate il Varcologio ed entrate qui. Questa si chiama, c'è scritto qui, Spuntami la mamma di Yuki Naide. Ho capito Yuki Naide, che era lei, Yuki, neve, e lei appunto si chiama Frida Gelinda. Proprio per piccole cose capisco dove andare. Perché è assurdo, è scritto totalmente male, che in italiano non ha senso, sta cosa. E poi da lei si può andare solo di notte, quindi mi raccomando andateci solo di notte. Bene, prossimo fungo, bisogna andare alla stazione Verdi Prati e parlare con un gatto. Stranamente questo gatto vuole dei funghi e ce lo ruba, più che altro non ricordo quanti ne vuole, ma queste sono quelle parti che ho registrato quando ero davvero distrutto e alla fine le ho messe nel video, però le sto appunto narrando ora perché le ho registrate praticamente stamattina verso mezzanotte e mezza luna e non c'avevo per niente voglia, come ho detto all'inizio video, di stare qui a registrare tutto quanto. Ho giusto registrato le parti, ho cercato con chi, quali, dove andare, perché sennò mi era impossibile, con un sito giapponese ho cercato dove andare, quindi il gatto a Verdi Prati, il ragazzo che pesca a Campo Fiorito, sul Fiumiciattolo, c'è questo ragazzo che pesca solo di mattina, col bel tempo, il gatto invece c'è sempre, invece questo qui ragazzo c'è solo di mattina, col bel tempo, che pesca, diamo a lui 4 funghi bizzarri. Ecco, così diamo anche a lui un invito. Questo qui, per capire chi era, ci ho messo mezz'ora tipo, perché il sito diceva collina, uomo che pesca. E non riuscivo davvero a capire collina, qual è la collina? Campo Fiorito? In giapponese si chiama collina. Poi abbiamo qui la sorella di Wyatt, che anche lei è interessata nei funghi, probabilmente le serviranno per fare gli esercizi di ginnastica, il ponte. Questa è patita di esercizi di ginnastica. Quindi anche lei vuole un fungo raro, un fungo bizzarro. Tutti quanti li chiamano funghi rari, in realtà sono solo funghi bizzarri. Ha tutto il fashion di un vero capolavoro. Vorrei tanto averlo. Potrei avere 4 di quei funghi e lei ne vuole 4, è avida! Wyatt, dai una sistemata a tua sorella, per favore. E mi dà 1 milione di dollari. Wow, calmati. Come non è abbastanza? No, è pure troppo, 9 milioni, fermati. Calmati, non vogliamo soldi. E non saprei neanche che farmene e le ridò i soldi. Sei un idiota tu. E poi le diamo pure l'invito, ma dammi 9 milioni di dollari, non ti preoccupare, serviranno alla mia famiglia. Invece me ne scappo in qualche paesino sperduto sulle montagne. Poi l'ultimo punto da fare è andare a casa nostra e parlare con Katie, però è notte qui. Ecco, Katie è in camera sua e non dovete avere nessun'altra missione attivata che coinvolga Katie, perché altrimenti non la trovate in casa sua. Ad ogni modo, se avete fatto tutte quante le missioni con lei, non importa il suo yokai, non importa, quello può anche essere attivata ma non fa nulla. E lei vuole 10 funghi bizzarri perché le piacciono i funghi e vuole riarredare tutta quanta la sua stanza con i funghi. Quindi
questi erano tutti i personaggi che c'erano da trovare e a cui dare i funghi. È stato davvero delirante, perché non riuscivo a capire inoltre chi fossero tutti quanti i personaggi. Ho provato a tradurre la pagina perché non ci capivo nulla, ma era impossibile da fare. Era davvero una cosa alquanto bizzarra, se mi passate il termine. Siamo nella foresta, è appena calata la notte, quindi praticamente dalle 7 in poi si può andare a questa festa. Non so se va bene anche di mattina, qui io ci sto di notte. Ad ogni modo, eccola qui. Finalmente era scritto nei funghi che la fungo festa abbia inizio. Che meraviglia! Sembra davvero contenta. Entra presto, sono già tutti qui. Davvero? Sono venute anche Katie e altre persone di Valdoro? Andiamo tutti dove ci porta il fungo. Entra e vedrai. Dovremmo entrare. Va bene. È incredibile! Hanno tutti un fungo che gli cresce dalla testa! Che festa elettrizzante! Sembra uno spettacolo delle vicine Armionia! Cosa facciamo? Questo posto mi sembra un tantino... Fantastico! Sembrano tutti così elettrizzati! Giusto! È una festa! Dovremmo partecipare anche noi! Andiamo a divertirci! Anche perché siamo noi che abbiamo consegnato gli inviti! Ah, ecco, ti vieni qui! Sta per iniziare un evento magnifico e spettacolare, pronti? Aspetta, non dirmi che devo fare il giochino col del ballo. Sì, mi sa di sì. Sembrano tutti così felici. E lo sono, felicissimi di aver celebrato il fungo per tutta la notte. È il potere della Fungo Fest. E ora, per il gran finale, il concerto Fungo Fest. Cosa, un concerto? E tocca a te salire sul palco per assicurarti che tutti si stiano divertendo. Non mi fate fare la fine di Ninja, però, che ballava solo lui. Che mi significa invitare Ninja a New York, vabbè. E come dovrei fare? Andrà bene, credi nel tuo cuore porcino. Un po' come credere nel cuore delle carte. Non sono sicuro di cosa voglia dire, ma farò del mio meglio. Il fungo è forte in te. E dice che è il momento di dare inizio allo spettacolo. Zia! Grazie per la vostra partecipazione in nome dei funghi. Un grazie speciale anche ai funghi per il solo fatto di esistere. Funghi! 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 Evviva! Evviva i fu! Enghi! Funghi! Evviva i funghi! Ma che fu Enghi? Ma che cos'è? Ma cosa? Tutti insieme ringraziamo i funghi! Grazie funghi, e grazie. È da matti, esatto. Però è divertente. Quanto vorrei impararmi sta canzone con la chitarra. Oh, è finito, è stato il concerto migliore di sempre. Non capivo cosa stesse succedendo, ma mi sono divertito. È stato meraviglioso, i nostri funghi erano all'unisono. Ed è stato tutto a merito tuo. Ti ringrazio. Prendi questo in memoria di tutti i funghi che hanno risuonato con il tuo. Fascia Fungo Fest. Il mio cuore porcino ringrazia. Sì. Bene, è stata davvero una festa stravagante. Sì. Già, proprio come diceva Fancy Death. Sembrava una festa molto losca all'inizio. Ma mi sono divertito davvero tanto. Anch'io. Ciò non toglie che fosse una festa losca. Ci sono! Ci sono! Mistero risolto! Continuerò a prendermi cura dei funghi in quest'area. Sarebbe davvero bello se potessimo festeggiare di nuovo. Torna da me se trovi altri funghi bizzarri. Mi piacerebbe incontrare tutti i tipi di fungo. Che il fungo sia con te. Alla prossima! Zia fungo, tu ci devi dare un fungo particolare. È l'ultima volta che te lo chiedo, proprio non ti chiedo più nulla, davvero.
Se poi vorrai essere importunata, basta che me lo dici o ti importuno. Solo se vuoi, perché voglio davvero quel fungo, mi serve davvero tanto. Perché se ben ricordo, stavamo facendo la missione degli yokai spettrali. Eccola, sì. Forse questa signora ha il fungo favoloso. Oh, sei tu. Il modo in cui hai portato tutte quelle persone qui è ammirevole. Grazie. Hai reso popolare il fungo fest. Ecco per ringraziarti. Mi sento rinato ora. Ma questo? Ehi Andrea, ma quello è... Già, uno degli ingredienti per il sukiyaki perfetto. Portiamolo a pestifero. Ah, scambia? Ti darò una bambola d'argento. Ah, quindi devo darle 20 funghi bizzarri per una bambola d'argento? Interesting. Davvero interesting, ma... No, grazie. Grazie, ma no grazie. Bene, stiamo per concludere questa missione. L'ultimo ingrediente è per te. Quello è fungo favoloso! Bene, dopo tutto quanto questo peregrinare... Giungiamo al termine. Ma questo è il fungo favoloso, Squid. Te l'ha dato quella strana vecchia signora, vero? Grazie. Ecco, in cambio della tua gentilezza. Pestifero. Pestifero. Ok. Abbiamo reclutato tutti gli yokai spettrali. Ora si dovrebbe attivare la scenetta. I tuoi nemici non avranno scampo. Comunque, sono davvero pestifero, eh? Voglio subito cucinare questo fungo per mangiarmelo. Mi sto davvero sforzando per non mangiarlo. Che pestifero! No, non passa. Dobbiamo usarla per preparare il sukiyaki perfetto. Okay. Bene, abbiamo trovato tutti gli ingredienti. Andiamo. Ora diamo un'occhiata alla ricetta del sukiyaki perfetto. Prima di tutto si versa il brodo speciale per rendere tutto saporito. Poi si aggiunge il fungo favoloso. Forza. Il filetto ambiguo tagliato a dadini. E il tofu preparato con i fagioli dorati. E per finire si intinge tutto nel luogo fantastico. E via, si mangia. Sì. Perfetto, cominciamo. Gnam gnam. Ce l'abbiamo fatta finalmente. È pronto, il sukiyaki yokai special. Con questo piatto la concorrenza è fritta. Il ristorante di Karadama diventerà popolarissimo. Davvero? Sono contento per lei. Wow, guardate quanti clienti! 4. No, anche di là. È tutto a merito tuo. Ma davvero? Ah, prendine un po' se ti va. Sukiyaki yokai special. Wow, grazie! Bene allora, buon appetito. Karadama sta sorridendo, anch'io sono felice. Mi state prendendo per i tentacoli? Levatevi di mezzo, state rovinando tutto! Succede? Che sta succedendo? Sento puzza di guai! Quella voce veniva da fuori? Andiamo a dare un'occhiata, Andrea. Beh, credo che non ci sia bisogno di dire chi sia. Si è capito benissimo. Ma tu sei... Sono io che comando in questa zona culinaria. Sono l'illustre Tentaculus Poliministro. No, il manager Tentaculus Poliministro. L'illustre Tentaculus Poliministro, manager, ha detto? Non sei criminale che ha cercato di conquistare il mondo? Sei sempre il solito scocciatore, non è vero? Per colpa vostra devo pagare $1,000,000 di multa e fare lavori socialmente utili. E ora, grazie al ristorante di Sukiyaki, i miei ristoranti di sushi e tempura stanno andando in rovina. Perciò era Tentaculus Poliministro a gestirli. Capisco che sia dura da accettare, ma cerca di ragionare. Loro cercavano solo di aiutarmi. Non era loro intenzione danneggiare i tuoi guadagni. Gli spettrali che hanno buone intenzioni. Non me la bevo. Non puoi incolpare loro se i tuoi affari vanno male. Non sarei mica interessato solo al guadagno, vero? Stai lavorando per riparare gli errori del passato, no? Sì, è vero. Ragazzi, anche voi avete dimenticato il nostro vero obiettivo. Hai ragione. Dobbiamo rendere gli yokai felici per riparare alle nostre malefatte. E non per causare danni. È chiaro per tutti? Visto che abbiamo lo stesso obiettivo, perché non cerchiamo di andare d'accordo?
i poli! Probabilmente sarebbe meglio. Per oggi vi perdono. Oh, beh, grazie. Parlano tutti del sukiyaki perfetto che servite buon qui. Ministro! Se è così buono, vorrei provarlo un giorno. Ma certo, sarà interessante averti come cliente. Sei innamorato di Dekadama, cioè di Karadama. Oh, poteva davvero finire male. Tornerai a trovarci, vero? Ci sarà sempre un piatto di sukiyaki ad aspettarti. Sì! Ma certo, Karadama, aspetterai. In bocca al lupo col ristorante. Eccellente! È finita! Ce l'ho fatta davvero? Io non pensavo di imbarcarmi in questa missione cercando di completare gli spettrali. Non me lo sarei mai aspettato. Allora, Cugio, questa missione termina qui. Bene, Cugio, questo video termina qui ed io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Se non avete capito qualcosa della guida, riseguitela passo passo. Io ho incluso tutti gli yokai che ci sono da trovare, tutte le missioni che ci sono da fare, quelle secondarie appunto per i biglietti, per le cose. Davvero, ho messo tutto. Se qualcosa non la capite, riguardatevi il video, bloccatelo, fate quello che dovete fare e poi continuate a guardarlo. Io più di questo non so che dirvi. Per finire vi ricordo ovviamente i link in descrizione per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.